una giornata brutta perché nonostante tutto che stanno facendo il possibile sindacati e tutti, però ancora non siamo a niente. Dopo passato 5-6 mesi. Ancora un rinvio per la vertenza FIMER. Era infatti attesa per oggi la fumata bianca ed invece la proprietà ha chiesto altri 60 giorni. C'è rabbia? Parecchia, ovviamente. Nel corso dell'incontro di questa mattina, organizzato dal MISE, alla presenza di sindacati, comune di Terranuova Bracciolini e regione Toscana, la proprietà ha chiesto ulteriore tempo per decidere a chi concedere l'esclusiva per trattare la cessione. Sono tre offerte di fondi di investimento, alcuni dei quali hanno già operato in Italia, alcuni sono anche di conoscenza dei livelli istituzionali, sia del MISE che della regione Toscana. La proprietà chiederà poi al Tribunale una proroga per analizzarle nel dettaglio. Non c'è un piano B e quindi se il Tribunale non accetta la proroga dei 60 giorni non è nella condizione di poter scegliere e quindi ci sarà o l'amministrazione straordinaria o il fallimento. La FIMER di Terranuova Bracciolini conta tra dipendenti diretti ed indotto una forza lavoro di circa 800 persone. La situazione ad oggi, secondo i sindacati, rischia di sfuggire di mano. È grave perché siamo dentro una procedura dove il fattore tempo è determinante. E quindi ci potremmo trovare tra 10-15 giorni in una condizione completamente diversa, magari frutto del fatto che non si è scelto. E siccome per noi, indipendentemente ce ne siano due, tre o quattro, per noi le condizioni essenziali sono solo due: se il progetto passa da una continuità lavorativa e se non ci sono problemi da un punto di vista dei livelli occupazionali. I sindacati adesso stanno pensando anche ad iniziative per alzare il livello d'attenzione. Noi siamo tornati a uno stato d'agitazione che avevamo sospeso per un mese e mezzo perché c'era un'interlocuzione sindacale importante, l'era ministeriale, c'erano dei punti d'avanzamento. Oggi c'è stata una frenata complessiva.